La settimana scorsa è stata una tappa veramente bella, sinceramente è stata anche un po' una sorpresa perché non me l'aspettavo tantissimo, specialmente il sesto posto assoluto tra le donne, però è stata una bellissima vittoria. Speriamo sta settimana anche di continuare a tenere la maglia bianca. Parliamo dell'incredibile percorso sul quale vi misurerete domani. Siamo in riva al mare, una location straordinaria. Sì, qui il posto è favoloso, anche il tratto qui a piedi da fare sulla spiaggia è veramente veramente fantastico, tipico anche del ciclocross perché è da fare a piedi. E il percorso è simile all'anno scorso, quindi io ricordo molto bello perché l'anno scorso qui avevo preso la maglia rosa alla prima tappa del giro tra le donne allieve, ma il percorso è rimasto pressoché invariato. Veramente un bellissimo percorso da ciclocross, anche il paesaggio dell'isola d'Elba è veramente veramente incredibile. Nadir Coledani, un'ottima prestazione a Fiuggi domani? Ma sì, a Fiuggi è andata molto bene, ce la siamo giocata alla fine in volata per il quarto posto, comunque io sono ancora under 23, quindi ho un grande avversario come Giulia Bertolini che veste la maglia rosa del primo assoluto Open. Domani proverò a riconfermarmi e arrivare almeno a provare a stare con Gioele, con Ponta, il mio compagno di allenamento. Darò il possibile e vediamo come va. Il percorso molto duro, questa sabbia impegnativa, vedremo di fare al meglio. Rebecca Gariboldi, seconda lo scorso anno su questo percorso, e domani? Domani niente, vedremo di difendere il posto di settimana scorsa e anche la buona prestazione dell'anno scorso. È un percorso molto veloce e con questo nuovo tratto di sabbia molto più lungo potrà fare la differenza. E che meraviglia pedalare in riva al mare! Beh sì, è sempre uno spettacolo correre qui e un'ottima organizzazione e niente, complimenti. Simone Perna, che tipo di gara vi aspetta domani? Ma domani sicuramente sarà una corsa molto veloce, per il percorso solo per il tratto di sabbia che è un po' molto più impegnativo dell'altri, però diciamo qui i favoriti sono soprattutto quelli che sono andati forti a Fiuggi diciamo ci aspettiamo una gara dura ma allo stesso tempo anche una gran bella gara. Federico Mandelli, un percorso assolutamente spettacolare, che tipo di corsa verrà fuori domani? Domani sarà comunque una corsa dura perché essendo il percorso molto asciutto e comunque non estremamente selettivo ci sarà un gruppetto che starà lì davanti.